Dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità abbiamo visto che sono state vaccinate il 59% delle adolescenti nate nel 1997. Parliamo di questi dati e dell'importanza della vaccinazione col professor Walter Ricciardi. Professore, ci commenta questo dato? Innanzitutto va detto che questa è una media nazionale, per cui ci sono delle regioni, poche, che hanno anche l'80% e ci sono regioni che hanno percentuali minori, alcune addirittura inferiori al 25%. L'altra cosa è che questo dato è assolutamente insoddisfacente, l'obiettivo ottimale sarebbe quello del 95%. Ecco, perché proprio il 95%? C'è una ragione clinica? Innanzitutto perché questo limita la circolazione dei virus. Quando diciamo molte bambine, molte ragazze sono vaccinate, questo limita la circolazione del virus e quindi di fatto produce quella cosiddetta herd immunity, cioè immunità di gregge, che non solo protegge le persone vaccinate ma protegge anche quelle non vaccinate. E come in tutte le vaccinazioni, questo è un aspetto importante. Come strumento di sanità pubblica si deve raggiungere una certa copertura, altrimenti i microbi continuano a circolare. Ecco, l'abbiamo sentito dall'indagine di Onda, i timori, i dubbi su questo vaccino sono ancora molti, non solo tra le mamme ma anche tra i medici. Cosa ci può dire sulla sicurezza del vaccino? Il vaccino è assolutamente sicuro. In generale i timori delle mamme e dei medici, purtroppo soprattutto in Italia, sono legati a una cattiva informazione, a uno scarso aggiornamento. Oggi i vaccini sono la tecnologia più sicura che la ricerca possa mettere a disposizione, perché sono degli strumenti tecnologici che vengono somministrati a persone sane, contrariamente a molti farmaci che vengono somministrati a persone malate. Quindi la prima cosa, devono essere sicuri. Ci sono studi, ricerche, sperimentazioni fatte in tutto il mondo che dimostrano che i vaccini in generale e anche questo vaccino in particolare sono assolutamente sicuri. Cosa fare, professore, per migliorare la cultura e l'organizzazione della vaccinazione nel nostro paese? La cultura per noi universitari comincia dalla formazione dei medici. Dobbiamo formare dei medici che siano più preparati su questo argomento e poi dobbiamo aggiornare quelli presenti e poi fare un'alleanza e soprattutto dare una comunicazione a tutti diciamo gli attori, i medici, i cittadini, le mamme, univoca, cioè dire a tutti quanti che appunto il vaccino è uno strumento sicuro e utilizzare anche tutti i nuovi media, internet innanzitutto, che sono quelli su cui soprattutto i più giovani vanno a chiedere informazioni.